Bentrovati cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Ben arrivati in questa nuova rubrica, notizie straordinarie, informazioni dallo spazio. È una rubrica che condurremo insieme con Damiano D'Alessandro che, eccolo qui, ben arrivato caro Damiano, siamo qui eh, a iniziare. Questa nostra avventura, ecco, questo nostro percorso, una rubrica. Ne abbiamo parlato insieme quando tu sei venuto nel salotto di Anna e abbiamo deciso di fare una rubrica per percorrere insieme. Eh, tutta quella che è stata un po' la storia del caso Amicizia, ma oltre anche, soprattutto no, eh, andando anche a evidenziare alcuni aspetti che generalmente non vengono toccati, quindi andando al di là di quelle che possono essere solo le curiosità, curiosità storiche dei fatti, per andare soprattutto a ehm, indagare su quelle che sono le motivazioni per cui questi esseri che arrivano dallo spazio, cioè ci contattano, che cosa ci vogliono dire, che cosa dobbiamo imparare, no? come ci dicevamo noi, il discorso è soprattutto preoccuparci di capire la spiritualità che loro cioè, ci, stanno, ci stanno chiedendo. Ecco. Perciò faremo questo cammino, ti ringrazio caro Damiano perché hai dato questa tua disponibilità per dare l'opportunità alle persone di raccogliere le informazioni e sappiamo che insomma, la tua storia è, è ricca no? di, 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 non solo di aneddoti ma anche ripeto di riferimenti e informazioni molto importanti e quindi eh, bene nella storia ecco, dell'uomo eh, riuscire a fare questi cammini in fondo noi facciamo questo cioè raccontiamo la storia per vedere i fatti per raccogliere eh, segnali e e indicazioni e insegnamenti, ecco quindi, questo noi cerchiamo di fare. Quindi andiamo a indagare questo aspetto. Le notizie sono straordinarie, perché sono fuori dall'ordinario. Andiamo a prendere da delle fonti anche certe, quello che è stato anche tutto il tuo rapporto, perché Stefano Breccia è stato un, un elemento. Molto cardine, ecco, eh, insieme ad altri, adesso ne vedremo, eh, li nominerai tu poi eh, e quindi andiamo a conoscere un po' di più. Nel, in questo caso, grazie a te, a quella che è stata la tua lunga frequentazione con Stefano, che ti ha permesso di raccogliere davvero delle informazioni straordinarie. No? Quindi, se sei d'accordo, caro Damiano, io inizierei proprio dal principio, ecco, dall'inizio. Quindi, che cos'è stato questo? caso amicizia che in quegli anni nel 1956 cioè è scaturito ed è arrivato insomma all'onore della cronaca ecco quindi lascerei e... parlare a te eh, per quanto riguarda ecco, il tuo vissuto e quelle che sono state le tue esperienze io intanto vorrei salutare tutti coloro che ci ascoltano e ci ascolteranno in futuro eh... Diciamo che la storia di amicizia nasce nel 1956. Perché nasce, questo è importante saperlo, perché nel 50, 1954 eh, i V56, la Confederazione, insieme anche perché si presentarono loro anche come ehm, popolo. A sé stante i pleiadiani, ma fanno parte della confederazione. Eh, presero in contatti con Eisenhower nel 1954. Perché presero contatti o decisero di prendere contatti con i capi di stato? Perché, dal <coughs> quando furono lanciate le due bombe atomiche su Nagasaki e Hiroshima. Da lì eh, loro si sono cominciati a preoccupare perché hanno visto e hanno capito, come diceva Sigir, eh, abbiamo capito la vostra inettitudine perché non solo avete realizzato l'arma più potente eh, che gestisce l'atomo, ma l'avete addirittura usata contro i vostri stessi simili. Quindi a quel punto.. Ci, so, ci siamo preoccupati ecco dovremmo dire un attimo ai nostri amici sì. fare un inciso allora. insomma chi è sigir perché non tutti magari conoscono sigir è, sigir che... è un uomo alto eh, è un dottore innanzitutto un dottore extra eh, eh, di biologia di vogliamo chimica. dire extra in che termini extra pianeta extra Extra eh, terrestre lui è di Sirio. Ha origini ha avuto origini su Sirio C, eh, quindi eh, ci sono altri anche di Sirio C. Ma per quanto io m, mi compete e conosco, io conosco solo so che ce ne sono altri, ma lui è di Sirio C. Eh, per cui Sigir è alto intorno al, ma, al metro e novantotto, quasi due metri. È una persona molto illuminata. Ha un suo carattere piuttosto autoritario, eh, lo si sente anche da quando parla. Perché Sigis ha parlato anche con me. Sigir ha parlato con me. Ha una, belle, una voce piuttosto ehm, diciamo, autoritaria, come, come carattere, anche lui è autoritario. Ma un po' tutti lo sono perché le regole del, dello spazio, del cosmo. Sono, non si trasgrediscono. Loro non sono quelli che dicono chiudiamo gli occhi, chiudiamo l'occhio, ma non si discute. Una regola esiste, va rispettata alla virgola. Eh, se qualcuno ci può far caso, eh, Sigir parla in un certo modo, con una certa autorità, con un certo tono di voce. E questo è bene che qualcuno lo sappia che dato che eh, uno dei nostri politici del 45 Mussolini ha incontrato Sigir e quando lo ha sentito parlare nella, nella base perché Mussolini è entrato nella base insieme ad altri 120 110 Nomi piuttosto importanti. Tra questi nomi ci sono politici, alti funzionari politici, alti funzionari militari e anche qualche altro funzionario del clero. Non tutti italiani, anche svizzeri, eh, austriaci e ehm, eh, tedeschi che sono entrati nelle basi. E quindi sì, quando tu dicevi eh, facendo riferimento a quello che ha fatto l'uomo, no? quindi stiamo parlando del periodo della, delle bombe nucleari, ah, sì. e quindi no, per riprendere il nostro discorso, cioè loro sì, dice voi uomini, quindi è andato a parlare con c'è già stato un primo contatto no? con sì, i capi. Certo. Il, il contatto c'era stato nel 54 con Eisenhower esatto il contatto con um, eh, Mussolini è stato un contatto a parte ma tenete pres teniamo presente tengono presente tutti coloro che ascoltano che i negativi o i weros hanno preso contatto con Hitler nel 1933 e eh. hanno preso con 1933 34, perché nel 1933, nel 1933 i CTR i cosiddetti CTR negativi hanno preso contatto con alcuni reparti corrotti militari americani quando era presidente Truman ecco perché i si sono preoccupati perché sapevano che dietro alla costruzione dell'arma nucleare e all'uso dell'arma nucleare eh, verso eh, i, i, i simili terrestri c'erano di mezzo il CTR. Eh, purtroppo quell'incontro non, non ebbe un risultato positivo, un esito positivo, in quanto Eisenhower non volle rinunciare al programma nucleare totalmente. In cambio in cambio di eh, scienza medica avanzata e scienza per ottenere l'energia infinita e gratis è gratuita e eh, anche una scuola di spiritualità perché eh, gli fu detto ad eisenhower se noi vediamo queste tecnologie sia medica che di energia eh, infinita Dobbiamo anche far crescere la vostro, il vostro stato spirituale perché per gestire queste tecnologie elevate occorre uno, un elevato stadio evolutivo, altrimenti vi potete far male anche con questo poco di energie e di, di tecnologie. Ma, eh, Eisenhower rispose che per motivi di sicurezza di stato americano e sicurezza dei paesi alleati non poteva rinunciare al programma nucleare e per cui saltò tutto. Ma è vero che gli fu detto dai Pleiadiani: "Attenzione, voi avete fatto amicizia e avete fatto degli accordi con altri extraterrestri, si riferivano ai CTR e ai Wayros, ma attenzione perché questi signori non rispettano spesso gli accordi, quindi vi troverete davanti a situazioni che vi porteranno a discordia con loro. Ecco, Damiano, questa apriamo un attimo una parentesi, anche perché io mi preoccupo di magari i nostri amici che non conoscono cioè, certe sigle, quindi CTR, stiamo parlando di contatti con... Delle realtà extraterrestri che, come chiediamo, appunto chi sono, sono i, i contrari, esatto. Ecco perché altrimenti eh, eh, i nostri amici, magari che non conoscono, si ritrovano un po' disorientati. Comunque, ritorniamo c è, c è. sempre alla nascita del gruppo Amicizia. Ecco come è nato il caso Amicizia. No? che quindi ci sono stati allora, questi contatti. Sì. Allora, i contatti dopo che è fallito l'esito è fallimentare quello di Eisenhower nel 54, i V56 hanno capito che i vertici mondiali dei governi non erano poi così limpidi e chiari, puliti come loro pensavano e speravano. Da quel momento hanno deciso di contattare invece la base della popolazione, cioè persone più o meno che loro stabiliscono adatte per creare dei punti di riferimento e soprattutto dei punti scuola, perché volevano creare una missione per la scuola di spiritualità, soprattutto in quel dell'Abruzzo a Pescara. Ecco perché iniziò nel 56 questo contatto con. Un gruppo di quattro ecco, persone cominciamo a vedere di, chi sono eh, stati i capostipiti. I, i capostipiti sono stati uno, non mi ricordo il nome. In questo momento, purtroppo, mi ci vorrebbe tempo. Ma eh, sama Ciccia è stato il, il diciamo, il, non il capo, l'organizzatore, in quanto era quello più, uh, aveva due lauree, eh, era più portato per quel. Poi c'era. Un eh, geometra di Pescara Giancarlo. Poi c'era Giulio e c'era un altro che in questo momento mi sfugge il nome, eh, anche perché quest'altro c'è stato poco eh, in amicizia un paio d'anni, però ha avuto una forte intensità di contatti con i, i, gli amici. Eh, quindi mh, diciamo che ci sono stati per i primi da 6 al 58-59 molti ingressi nelle basi, oltre che del gruppo di eh, Samaciccia, di queste quattro persone, ma arrivavano anche altri personaggi di un certo livello sia culturale che anche di importanza a livello sociale, eh, c'erano generali. C'erano uh, uh, oh, diciamo, sì. alti, alti prelati, c'era uh, sì, c'erano anche rappresentanze diplomatiche, sì. c'era uh, un paio di scienziati italiani e c'era anche un, diciamo all'epoca, un monsignore che poi è diventato un pezzo grosso. Sì. Non, baduava, non dico oltre no, perché, se no, sì. entriamo in dei particolari sì. che non. Cerchiamo intanto appunto di inquadrarlo, quindi era eh, un gruppo nutrito e differenziato, ecco, no? molto eterogeneo. Sì, ma aspetta, il, il gruppo fisso era quello di quattro persone all'inizio. Sì. Questi individui arrivavano e venivano. Portati magari a richiesta dei Voci 56 o perché Samaciccia conosceva, Bruno Samaciccia conosceva qualcuno e venivano introdotti per fargli conoscere questa realtà che stava prendendo eh, piede in Italia. E parliamo dell'Italia qui perché eh, sì, tutti i fatti si sono verificati tra Le Marche e L'Abruzzo. Sono, sono nati lì: sì. Eh sì, sì, questi erano tutti tutti di abruzzesi di Pescara, tutti e quattro. Eh, per cui, mh, diciamo, poi arrivavano, ecco, saltuariamente mh, queste persone non stavano dentro a base sempre. Chi entrava continuamente erano i più, quelli che più sono entrati dentro, Sama Ciccia e Giancarlo. Per quanto riguarda il caso Amicizia, mh, su cui è stato scritto il libro di Stefano Breccia. Stefano Breccia, dal lato suo Stava ad Ancona, anzi eh, era a Pisa, appena laureato e già gestiva tutti i computer eh, a schede, ovviamente, a quell'epoca. Allora eh, c'erano eh, quelle, l'IBM. Eh, eh, sì, l'IBM, macchine grossissime con le schede perforate, lì sì. conobbe un individuo, eh, che presto, sì, era un individuo normalissimo che stava alla, al Cnuce di Pisa, centro elaborazione dati e questa roba, eh, e si presentò un giorno a lui, dopo un, un paio di mesi, e disse, andiamo a fare una passeggiata, e gli disse, ma tu che ne pensi de, della vita? So. Fece un po' di sondaggi, alla fine si rivelò che lui era un extraterrestre. Che si chiamava Sigis per essere più preciso pietro Sigis ma è un nome ovviamente che si danno loro perché i nomi questa gente non li usano in quanto quando sono al di fuori del, degli umani al di fuori del, dell'ambito umano questi si sì, parlano con alcune razze meno eh, elevate, ma tra loro parlano quasi sempre con, attraverso la telepatia e il pensiero è come eh, un'arma una volta puntato il pensiero a quell'individuo eh, quell il pensiero è direttivo arriva a quell'individuo non hanno bisogno di nomi in pratica ma eh, li usano con per noi perché noi purtroppo abbiamo bisogno di individuarli con i nomi noi terretti sì, con gli orpelli della mente umana certo eh sì Ecco, eh sì. ma eh, ascolta, c'è cioè, tutta la storia del, del caso Amicizia, cioè, eh, in che modo noi ce lo potremmo inquadrare? Cioè tutte queste persone facevano esperienza. In che termini? C'era chi entrava allora, nelle basi, c'era chi non entrava no, nelle basi. No, esatto. cose? Ecco. Per i primi due o tre anni c'erano diversi ingressi nelle basi e avvenivano... Eh, non sempre da quella che è la fortezza Pia di eh, Ascoli Piceno, ma ci sono delle basi minori anche a Pescara eh, e a Pineto. Pineto è una località lungomare di, tra Pescara e, e, sì. e Rocca Pia. E al nord eh, al nord sì, c'è una base sotto il lago di Como, Como, no? ecco. Como sotto il lago di Como eh, ma ci sono diverse basi minori, ce n'è anche una eh, dentro il vulcano, sotto il vulcano dell'Etna, in Sicilia, perché loro mh, sono praticamente quando aprono uh, una base che non è che devono scavare, attenzione, loro non rovinano la terra, eh, nel senso non la, non la eh, bombardano. Eh, praticamente usano la loro tecnologia delle onde gravitazionali che eh, usano i rotori, i rotori gravitazionali che non fanno altro che creare delle onde pazzesche che comprimono, comprimono la materia ai lati e si, e, apre. E si, e si apre creano il varco quella, eh. quella di rocca. Roccapia è, è lunga 200 km e larga 130-140 km ora tutto quel materiale che viene compresso ai laterali diventano barriere insuperabili anche da un missile nucleare perché tutto il materiale che è al centro che viene compresso a 130 km di distanza a 75 a metà e metà diventano muri muri, di... sì. okay. muri, ma, ma neanche d'acciaio sono molto più forti di questo eh, per cui oh, attenzione, però attenzione che i rotori gravitazionali devono essere sempre in funzione, non possono essere spenti. Perché, perché il momento in cui crolla più. tutto no, però Non crolla tutto, Inplode. torna vale. come prima, no, come... Ritorna come prima, come prima. Sì, Quindi, quindi se sì. ci sta in mezzo, verrebbe schiacciato. Sì, Infatti, volevo dire questo: lo dico tutto crolla, perché si ritorna allo stato iniziale. Quindi, se tu esatto. sei in mezzo, la terra ritorno. non ha subito, non subisce danni. La terra in questo perché eh, non viene scavato, non viene rotto, non viene fatto niente. Ecco sì. perché, ma queste basi sono. Molto profonde. So, quella di Roccapia è a 20 km di profondità sul magma terrestre. Ecco, poi dopo parleremo ecco, eh, di, queste, di queste basi. E così. Ritorniamo appunto al sempre per narrare la storia. Ecco, del caso Amicizia. Quindi cioè, tutte queste persone sì. hanno avuto opportunità di avere incontri con. Sì, sì, quindi quando esatto, quando i politici ma questo non si parla solo dell'Italia attenzione, questo è avvenuto anche in America anche negli Stati Uniti nell'America del Sud è avvenuto <ride> in Cile, è avvenuto in India ed è avvenuto in ehm, Messico Messico, in tutto il Sud America la cosa è molto molto palese, hanno basi sì. minori ma Addirittura vanno in un'isola, in un'isoletta, vanno, vanno in giro per strada, quelli che ovviamente non sono eccessivamente esplodenti come altezza, eh, e vanno a, a pranzo e a cena a casa degli abitanti. E gli abitanti sanno chi sono e li ricevono tranquillamente. Sì. E abbiamo, io ho parlato con uno che abita qui, che è venuto, è venuto in Italia. Eh, ha parlato con me con Stefano e ha detto no, vengono normali come persone normali, ma loro sanno benissimo chi sono. Da noi si devono nascondere perché sono le autorità, eh, certo. i nostri militari, i nostri governanti che semmai dovessero essere scoperti eh, vengono presi e messi sul tavolo operatorio per vedere e fare esperimenti di ogni genere, perché siamo capaci di fare questo in pratica. Eh, per cui mh, da noi stanno in segreto. Ora questo per dire che i signori governanti del mondo, tutti, nessuno escluso, Italia compresa, sa benissimo, ma non da oggi, da molto, da anche da prima del 1956-54, sapevano benissimo dell'esistenza della vita fuori dalla terra ma è proprio per questo che eh, hanno tenuto sempre nascosta la verità, perché ci sono sotto mh, dei interessi molto grandi di controllo dell'umanità eh, e, e hanno dovuto praticamente nascondere tutta la verità perché c'era in ballo, eh, la cosa più importante, c'è in ballo la vendita dell'energia. Che attraverso il petrolio e attraverso eh, le, il gas, eh, come tu ben sai, eh, molti stati sono diventati straricchi Certo. Quindi, fin quando ci saranno queste sostanze <ride> da vendere per produrre energia, mh, non ci sarà una rivelazione palese, palese, perché devono fare business su questo materiale. Ecco, ma la storia, il caso amicizia. Chiedo scusa. Abbiate pazienza, ma io mi sto riprendendo da un brutto Covid. Allora, il caso amicizia... Sappiamo che si conclude nel 1978. Sì. Nel 1978 si conclude... No, no, un momento non si conclude. Perché io sapevo già. Me l'aveva accennato alcune cose. Me l'aveva accennato Stefano Breccia. Ma ehm, poi nel 2015, Tigir eh, Rost e Tust sono tre V56. Eh, mi hanno mandato un messaggio. Mi hanno dato un messaggio che dice eh, quanto segue, eh, cioè mi spiega con più precisione cosa è eh, avvenuto nella data del 1978, quando loro dissero noi ce ne andremo eh, eh, per un po', ma torneremo nei primi anni del nuovo millennio. In realtà, questo fu una scusa per non farsi cercare da, 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 dal gruppo perché è molto, di, è molto difficile fare a meno di queste persone una volta che si è stata a contatto con loro, sì. anche per poco tempo. Figuriamoci per coloro che ci stanno anni insieme: e di, dissero a, al gruppo che sarebbero tornati. Infatti, guarda caso, precisi. Nei primi anni del nuovo millennio hanno ripreso l'attività di contatto e guarda caso qui in Italia con me, poi in altre parti con altri ovviamente. Ecco come eh, Damiano, ma cioè, quando loro se, se non sono andati, cioè, che cosa è successo? Le basi. Non so, non no, 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 un momento. Loro hanno detto che se ne sarebbero andati. Mm. Questi signori sono qui da millenni sono... e non vanno da nessuna parte. Hanno detto che se ne sarebbero andati per tenere calmi il gruppo o gli elementi del gruppo che avrebbero potuti, conti, potuto continuare a cercarli. Sì. In realtà non sono mai andati via, stanno nelle loro basi e fanno i loro lavori <coughs> normalmente. <coughs> per cui ehm, i, nelle, è vero che poi Emilio Braghiroli ha continuato. A, ad avere contatti con loro a livello telepatico fino al 98, 1998, ultimo messaggio che ricevette all'epoca Breccia su un aeroplano mentre stava volando in America verso Los Angeles e ci fu un rumore su un'ala. Lui stava con le cuffiette a, sentire, a vedere il film sull'aereo, eh, si impaurì per questo grosso colpo che sentì su un'ala dell'aereo. Dalla, dalla cuffietta sua ma solo dalla sua uscì la voce eh, ciao sono sigis non temere ci pensiamo noi basta lui ci è rimasto e eh, quando è sceso dall'aeroplano che è arrivato a destinazione si è girato sull'ala destra e ha visto che tutta la copertura che è bloccata dai rivetti di alluminio sull'ala si era aperta ma loro l'avevano mantenuta chiusa perché, se quel pezzo molto grosso, quasi un metro e mezzo di lunghezza per un metro di larghezza, fosse saltato via, sarebbe scoppiata l'ala perché l'aria sarebbe entrata dentro, facendola scoppiare. Sì. Eh, quindi, questo è stato per lui l'ultimo nel 98. Per quanto riguarda la, ehm, diciamo, io purtroppo adesso devo accendere questa luce, che probabilmente mi farà la faccia rossa. Ma Beh, non fa no, niente, sei ancora un, solo un po' abbronzato? Va bene. Quindi, eh, abbronzato. Allora. è sì, sì. meglio di me, eh, invece sono ancora qua a fare i conti col mio post-COVID. Ma eh, quindi, ti volevo dire eh, sì. che poi Sigis, Sigir, scusa, insieme a Rost, che è, è un, un capo, Rost sì. è il capo del popolo dei giganti. Eh, mentre Tust eh, è uno che, che sta lì è un altro V56 Sigis mi ha mandato un messaggio nel 2015 eh, spiegandomi meglio il perché era stata chiusa l'amicizia ecco che io giustificazione non, a me, a me, ecco, te lo dico subito te lo leggo questo messaggio sì, così come sì. lui me lo, me lo ha dato me lo ha detto ciao io sono Sigir come ben sapete, così come ti è stato detto, eh, eravamo in contatto con voi molti anni or sono, avevamo creato una bellissima alleanza, ma come sempre, ogni cosa ha il suo termine. Noi non siamo potuti riuscire a concludere la nostra missione in quanto è stata mal condotta da coloro che si sono rivelati non idonei a questa missione e hanno voluto fare di questa missione qualcosa di non buono, qualcosa dalla quale poter trarre profitti. Usare il termine sconfitta non è proprio il termine giusto. Abbiamo preferito abbandonare la missione in quanto i 17 erano 17 a quel punto, poi ti spiego, erano incapaci di portarla e poterla portare avanti, ma ciò che molti non sanno è che questo contagio è avvenuto all'interno della nostra confraternita. C'è stata più di una persona che ci ha volutamente tradito. E non parlo della gente della mia razza, ma sto parlando della vostra. Ci sono state alcune persone che si sono staccate per qualcos'altro e, sta e noi siamo stati traditi proprio da voi. Ecco perché necessitò di abbandonare il progetto. Non c'è stata alcuna ritirata e sconfitta. È stata una nostra scelta perché avevamo capito che non vi erano più le risorse necessarie per poter andare avanti. La nostra unione alla partita andava molto bene, ma purtroppo alcune cose non sono andate come dovevano. Tutti hanno voluto trarre profitto da questa missione e non può esserci missione di pace se di mezzo c'è il lucro, il profitto. Siamo felici di potervi contattare di nuovo. In qualche modo non dovete temere nulla perché noi siamo ancora qui. Stiamo bene e siamo ancora pronti a portare avanti il nostro progetto di pace e di spiritualità. Firmato Sigir Rostust. E quindi c'è stato il tradimento. Io, mh, questo messaggio, non l'ho mai letto, ma è, è il momento che eh, si sappia qualcosa, altrimenti girano sempre voci che si intrecciano di destra e a sinistra. Eh, ci sono stati per loro tradimento, eh, anche perché, mh, attenzione, il tradimento per loro eh, è qualsiasi cosa non rispecchi le leggi del cosmo, attenzione, per cui. <coughs> C'è gente che voleva sfruttare le conoscenze per ricavare Soldini, c'è stato anche uno di loro, addirittura uno di loro, uno dei nostri, che, come un certo uno dei nostri, nipote, tra l'altro, di Samma Ciccia, che da piccolo è entrato dentro la base e loro lo hanno preso con loro che si chiamava Franco Tommasini. Questa sera uscirà fuori qualcosa che non è mai stato detto perché lo difendono tutti, perché è un terrestre. Ma Franco Tommasini è stato molti anni con loro. C'è cioè cresciuto dentro la base, aveva imparato la loro lingua. Confederale Sa, aveva imparato a gestire i dischi volanti, aveva imparato addirittura a pilotare le navi madri, era stato su molti pianeti perché è stato con loro mh, parecchi anni. Praticamente c'era cresciuto, cresciuto dentro. Eh, un giorno purtroppo si sono accorti. Che questo signor terrestre aveva nascosto in una base di Pescara, in una base minore di Pescara, degli oggetti mh, di tecnologia aliena. È stato sorvegliato. Gli hanno messo le anie dietro, è stato sorvegliato, è stato scoperto. Vediamo che di... cosa sono le anie. Dopo, dopo. Eh. Eh, altrimenti perdiamo il filo di quello che sto dicendo. Va bene. Le anie sono nanorobocche di sorveglianza e, e trasmissione. E queste anie eh, sono piccolissime, non si vedono, neanche eh, al microscopio a momenti si vedono. Eh, per cui seguivano questo, questo giovane quando è stata scoperta questa cosa e si sono accorti che infatti prelevava oggetti dalla base grande e li nascondeva alla base minore di Pescara. Uh, vicino a Porto di Pescara, sotto a circa 3-4 km c'è cioè una base minore, però a quel punto questo ragazzo è stato immediatamente allontanato dalla base, praticamente qui diremmo da noi è stato cacciato, non voglio usare questa parola, è stato allontanato, lui è tornato a casa. Purtroppo, quando è tornato a casa in due o tre anni non si è potuto e saputo più riadattare alla realtà terrestre. Ormai era diventato un V56, aveva assorbito tante di quelle energie da loro. Volava con i rischi volanti, volava, gravitava, viaggiava con le navi, era andato su altri pianeti e tutti insieme poi si è trovato a tornare in un ambiente terrestre sapendo di non avere nessuna speranza di poter tornare indietro, da quel momento erano chiuse le porte, è diventato, che è impazzito, è, mh, purtroppo il cervello ha ceduto, è morto poco tempo fa eh, in un ospedale che è stato, so che è stato ricoverato nel, in un ospedale psichiatrico, un manicomio, a Torino. Eh, so anche che suonava ultimamente suonava il piano però da un po è morto questo perché tutti gli altri vogliono difendere il nome la faccia il nome però della verità bisogna dire le verità altrimenti si generano poi dei vortici pericolosi ma questa informazione questa informazione l'hai avuta da stefano breccia e eh beh, certo, eh, questa, eh, Stefano Breccia ah, ah, aveva eh, ah, i documenti, aveva i documenti, ce li ho anch'io, mi ha trasferito copie dei documenti. Ma eh, d'altra parte viene coperta questa situazione per ovvi motivi. Eh, ma è a parte, Questo è uno dei tradimenti. Ma la, quindi, esatto, stati... quindi praticamente loro hanno fatto una scelta. Eh, che è stato un po' un fallimento di quello che è stato il rapporto no, tra gli umani Ma e l'autunno. Lo... Ma lui l'ha detto, infatti, eh, per loro non è stato né un fallimento né. ecco, non c'è stata alcuna ritirata e sconfitta. Eh. È stata solo una nostra scelta perché avevamo capito che non vi erano più le risorse necessarie per poter andare avanti. E l'uomo non era Tutto pronto questo. per poter stare all'inizio. No, no, ma diciamo che quegli uomini non erano pronti perché il gruppo si era sfaldato completamente in quanto era entrata una famiglia eh, svizzera all'interno, ci sono stati contrasti all'interno dell'ultima parte del gruppo perché gelosie con cose varie all'interno cioè non c'era la concentrazione verso questa gente praticamente i terrestri si sono rivelati superficialotti come al sì. solito sì. E, e hanno fatto la figura che hanno sì. fatto ecco perché loro quando hanno visto questo sfaldamento del gruppo e, e, e della eh, unione del gruppo che non era più unito perché se ci sono questi eh, questi contrasti all'interno di un gruppo il tutto non funziona più e quindi non può funzionare, allora hanno deciso stop, basta, chiudiamo eh, e con anni lì nel 78 Stefano Breccia ma Stefano Breccia era già, era già eh, eh, con loro perché Stefano Breccia era con loro dal 63-64 <ride> ma in un qualcosa di appunto non, che non aveva niente a che vedere con l'amicizia di Samaciccia lui aveva il suo rapporto con Sigis eh, che aveva incontrato nel Cnuce di Pisa e Sigis lo portò dentro le basi ma non sapeva niente del gruppo di Pescara eh, quando, eh, quando Stefano Breccia ha incontrato eh, Siragusa eh, e gli raccontò della sua storia con Sigis e con Sedrac e con Edrac sono tre V56 allora gli disse, Bru, eh, gli disse Siragu, Eugenio Siragusa guarda se tu hai questa situazione ma guarda che a Pescara c'è un gruppo che è in contatto con loro che, si, eh, che è gestito diciamo diretto da Bruno Samaciccia vai a Pescara cercalo eh, e Stefano Breccia si recò a Pescara, conobbe, cercò Bruno Samaciccia, lo conobbe e di lì è nata una collaborazione fra Stefano Breccia e il gruppo di Bruno Samaciccia, 67-68 questo. Quindi durato dieci anni. Sì, beh la collaborazione, la collaborazione, <ride> sì. perché Stefano Breccia era già con loro da 6-7 anni. Ma non sapeva niente del gruppo di Pescara, perché lui stava a cnuce di Pisa, ma è un anconetano e eh, parliamo, parliamo di chi era chi era Stefano Breccia? Cioè, inquadriamo, facciamo una sua Beh, biografia. Stefano Breccia, sua subito, biografia. Stefano Breccia, avendo vissuto con loro una ventina d'anni, stiamo parlando con i 56. I... E avendo avuto anche durante poi eh, la presenza del secondo gruppo di Samaciccia, anche quando a lui, ha continuato a frequentare, anzi lì ha conosciuto quello alto tre metri e mezzo di impietro. Eh, ha conosciuto Sinas, ha conosciuto altri V56, ha conosciuto Saju, che è quello m, alto 90 centimetri, grande amico mio. Ehm, eh, ha continuato a fare esperimenti con loro e gli davano dei progetti perché Stefano si era rivelato una persona corretta che non utilizzava le informazioni scientifiche extra per darle in vendita all'esterno sì. ciò che lui faceva lo teneva per sé io ho visto alcuni oggetti realizzati da lui dietro consigli indicazioni, dei 56, loro. indicazioni con 56 e altro eh, aveva fatto una pistola che emetteva un raggio e l'ho vista in funzione io nel eh, 2010 un paio d'anni dopo che sono entrato eh, il raggio che emetteva che non è un raggio laser un, un raggio concentrato di energia invisibile praticamente era talmente sottile questo raggio che quando è passato per tagliare una pianta, la pianta non si è mossa. Dopo un po', quando è iniziato a soffiare un po' di vento, la pianta è finita per terra. Cioè, lo spessore del raggio che taglia era. infinitesimale. millesimale, per cui la pianta è come. È rimasta così come era. Ho detto, ma allora non funziona. Ma non lo so. Non andiamo neanche a vedere. Dopo un'oretta, quando uscimo fuori, la pianta stava a terra perché un, un soffio di vento, un alito di vento l'aveva buttata no, no. a terra. Ma il taglio era talmente preciso, netto: non c'erano sbavature, non c'erano schegge, niente. Quindi, Stefano ha avuto a che fare. Stefano Brecci ha avuto a che fare anche con delle e tecnologie avanzate al di fuori della logica, della fisica, dell'ingegneria dell no, umana. Era una, lui era uno, esatto. lui comunque era un ingegnere, no? Cioè, no, lui era un ingegnere eh, laureato eh, ingegnere in TLC, telecomunicazioni <ride> e grafic computer grafica. Lui è quello che ha fatto, eh, che ha studiato e realizzato la matematica frattale che oggi viene usata per la musica sì. elettronica, per <ride> computer. Sì. quindi Beh, figuriamoci, ha insegnato ha un bel curriculum, no? Eh, ha un curriculum. Che ho letto, eh, sì, tu ce ha hai a curriculum. portata di mano il suo curriculum per caso? Sì, ve lo, ve lo leggo così Dai, per legilo, soddisfazione. così almeno facciamo conoscere anche... ai nostri amici chi era Stefano Breccia non solo, ma anche per magari qualcuno che pensa che Stefano Breccia sia il primo pigopallino. Non è così, Stefano Breccia è e io lo classifico il più era il più sapiente scienziato terrestre. Visti gli anni che aveva passato con loro, conosceva la fisica superiore che non è di questa terra. Conosceva la matematica dodecale e ottale che è la matematica che usano i V56, non usano la decimale perché loro dicono che lo zero, che noi usiamo la decimale, ha una marea di errori dietro quindi usano altra matematica allora vi leggo subito il curriculum Stefano Breccia, ingegnere a anconetano in varie specializzazioni tra cui TLC Telecomunicazioni significa computer grafica company management ha partecipato alla progettazione della scuola superiore Guglielmo Reis Stromoli dell'Aquila una società privata di specializzazioni post laurea in TLC e management alla eh, all'epoca questa scuola eh, eh, era un faro di cultura a livello mondiale su questi argomenti, ove ha compiuto un pieno cursus honorum, terminando con il ruolo prima di assistente amministratore delegato, poi come amministratore delegato presidente, ha tenuto e tiene tuttora, ovviamente il curriculum è stato redatto quando era vivo, adesso non tiene niente, e tiene tuttora Corsi universitari e laboratori. Stiamo parlando di allora perché Stefano è andato via nel marzo del 2012, no? Sì, esatto, esatto. Quindi questo è riferito a quando era vivo. E laboratori elettronici presso la Facoltà di Ingegneria dell'Aquila, metodologie didattiche presso la Luis di Roma, metodi <ride> statistici per la valutazione della formazione presso la Facoltà di Scienze della formazione dell'Aquila attualmente responsabile del corso algoritmi per computer grafica presso la facoltà di ingegneria dell'Aquila ha tenuto corsi su tecnologie didattiche presso la british telecom su analisi frattale presso l'università di novosibirsk in russia e presso l'accademia di scienza di mosca sui cambiamenti di ruolo introdotti dall'Office Automation nell'ambito di un progetto di Diebold e Stanford, Upon Avon, sulle novità dei, dei metodi CAI che non so cosa significa nell'ambito di un convegno IFTDO a Madrid e così via. E ha partecipato anche. Come responsabile unico del progetto alla creazione di scuole post universitarie per TLC a Ljubljana, a Praga, a Bucarest, Budapest e Novosibirsk, nonché in Spagna e in Italia nelle varie scuole, quindi ed è stato sempre eh, come responsabile unico, parlava. Cinque lingue, russo, inglese, eh, spagnolo, italiano e latino, perché lui ha parlato attraverso il PLAT, che è uno speciale, è un, un, um, eh, un, un computer che sta all'interno della base, grazie a Sigis, che glielo ha concesso, diciamo, per un paio d'ore. Eh, il Plat è un terminale che è quello che è collegato con, con tutta la galassia, con tutti quelli facenti parte della, ehm, della Confederazione. Eh, eh, lui ha parlato con una razza che ha interessato la Terra circa dai 3.000 ai 3.500, i 4.000-4.500 anni fa, che vengono qui chiamati sulla Terra eh, Johannes. In realtà eh, sono uomini uomini a tutti gli effetti, ma sono mh, definiti uomini pesce, perché hanno la pelle squamata, hanno la doppia respirazione, branche e, e polmonare, hanno la testa umana e non sono pesci né dinosauri né brontosauri, sono umani, hanno le mani e i piedi palmati, perché giustamente il loro habitat naturale è l'acqua, e sono di colore verdone, verde, sì, piuttosto scuro, parlano, quindi... E lui eh, gli parlava ah, in latino? Ah, no, lui quando mi <ride> ha, ha contattati con il PLAT, eh, gli, gli ha detto questo, eh, stavano, attenzione, che lui vedeva che i loro apparecchi con più, stavano immersi nell'acqua, perché intorno a lui c'era l'acqua, quindi immaginiamo che macchine hanno che stanno dentro l'acqua e stanno benissimo... Gli ha detto scusa, tu cosa stai guardando? Perché sei qui? Gli ha detto questo uomo, questo uomo pesce. E lui gli ha detto, Guarda, io sono autorizzato dai V56, da Sigis. E gli ha dato una sigla. che rappresenta La sigla di un problema. Damiano, c'è un problema di microfono. Il microfono? adesso sì, adesso, adesso ti sento adesso. bene sì. okay. allora eh, stavo dicendo mh, le loro macchine stanno immerse nell'acqua e gli ha detto tu sì. cosa fai qui perché stai guardando lui gli ha dato una sigla che rappresenta il plat che è nella base sulla terra quindi ha individuato che lui stava chiamando alla terra gli aveva dato l'autorizzazione sigis il quale è di albireo la testa del cigno è un sistema solare binario sì. E adesso parleremo giorno, di questo nelle prossime. Esatto, un giorno io ho tutta da SIGIS tutta la spiegazione di come funziona un sistema binario ed esattamente il suo sistema a due soli, che è una favola, è qualcosa di, 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 di particolare solo, solo a vederlo. Vabbè, a sentirlo. Eh, beh, affronteremo, affronteremo anche questo ritorniamo al nostro eh, Stefano eh, Quindi... Stefano ha parlato ma io, ho detto, io gli dissi Stefano scusa ma non potevi chiedere informazioni di tipo scientifico o magari qualcosa della storia antica che pote... ma te, come facevo a chiedere informazioni scientifiche vista la lingua con cui parlavamo gli ho detto scusa ma che lingua parlavate? In latino, in latino, con gli uomini pesce in latino, sì, loro parlano in latino e non ci sono la matematica e altro nel latino, nella lingua latina, non è facile, non è possibile. Ci stanno i romani, e i romani tra l'altro, figuriamoci. Eh, sì. per cui, tanto per dire che lui ha avuto, attenzione, che lui ha impiegato quasi un'ora e mezzo per centrare. Quell'obiettivo che voleva raggiungere, perché mi ha detto è difficilissimo. Non è una cosa facile arrivare lì e parlare perché è come se devi pilotare una navicella: non è che tu premi un bottone e si collega, no, è che devi fare diverse ricerche. Con degli, dei, dei pulsanti non per altro era lui, cioè, voglio dire, era lui con quella sua storia, e con quella sua anche cultura, di ma secondo te? È... Ma secondo te Stefano Breccia, alla luce di questa sua esperienza vent'anni a contatto con il V56, cioè, ma secondo te, Stefano? Poteva essere anche lui un V56? Stefano Breccia eh, poteva io, essere anche lui. Io, allora ecco, ecco bene, io ti dico, eh, poi mh, lascio, lascio anche a chi ci ascolta e anche a te eh, decidere e, e valutare quando, verso, guarda proprio quattro mesi prima, eh, di che lui partisse per il suo lungo viaggio. Io gli dissi Stefano, se dobbiamo parlare di qualche altra cosa del vecchio, perché il nuovo io lo sapevo, ma il vecchio era lui che mi eh, informava, se mi devi dire qualcosa anche di scientifico che tu hai... Mi disse guarda, mia, eh, un attimo di riflessione, mi guarda in faccia, mi dice tutto, io ti ho detto tutto quello che ti dovevo dire, eh, il mio compito è finito. Se qualcosa devi sapere ancora, beh, tranquillo, ci penseranno loro. Io, davanti a quelle parole, sono rimasto impietrito sulla poltrona davanti a lui perché lì ho capito. Che stava andando e era. Passando, mi stava passando la stecca. Testimone. Il testimone, la stecca. I militari dicono la stecca. Sì. Bene, eh, da quel momento sono. Devo dire la verità, all'inizio ci ho pensato, poi un po' mi è passato. Quattro mesi dopo se n'è andato all'improvviso. Eh, come è andato via, Stefano? Niente, semplicemente <coughs> eh, eh, girano, sono girate le voci, aveva il tumore, aveva qua. No, Stefano non aveva un bel niente. Ci avevo parlato io tre giorni prima di andare, ci ho parlato io, ero a Chieti. E eh, eravamo rimasti d'accordo che dopo 5-6 giorni io sarei tornato a prenderlo perché era tanto che lui non volava. Gli ho detto, ok, ti faccio rifare un bel voletto, andiamo in giro con l'aeroplano, 2-3 ore. Ce ne andiamo anche in perché giro. tu sei stato il suo istruttore, no? Esatto. E sei stato il suo istruttore due, di detto, volo. Eh. Sì, io sono stato il suo istruttore, ma a volte l'ho anche accompagnato così eh, per, per divertimento, per non, farlo, per non lasciarlo solo in volo. E. perché non lo vedevo un, un pilota da solo a bordo comunque eh, eh, io dovevo andare a prenderlo e invece mi è arrivata la comunicazione che lui era morto due giorni prima che io tornassi a prenderlo quando gli ho detto allora passo fra eh, tre giorni quattro giorni io passo vengo a prenderti e andiamo a volo ah sì sì va bene ma lo ha detto in una maniera ma come invece di essere Contento, entusiasta che lo portato, Quello gli piaceva tanto. Ora me l'ha detto con un'aria che io non ho capito lì per lì, ma l'ho capita dopo. Come a dire: Sì, sì, va bene. tanto Beh, un altro volo, esatto. Aveva un sì, altro volo pronto e prego. Il programma, <coughs> certo. Ecco, ma quindi se n'è andato via così improvvisamente. Sì, ma lui l'aveva chiesto varie volte. Eh, attenzione, eh, ah, hai sì. chiesto, se ha hai chiesto, te l'ha detto, no, lui, se disse, detto? Eh, ma, ma come no. E io ho detto, la prima volta che mi disse, non vedo l'ora che eh, lascio questo inutile involucro che mi limita nello spazio e nel tempo. La prima volta che mi disse, ma sei scemo? Ma che cosa stai dicendo? Gli dissi. Eh, lì mi sembrò, nel eh, 2008-2009, io ero appena entrato, quindi dovevo creare tutta la mia formazione, sapevo abbastanza poco. Nell'arco dei quattro anni che siamo stati insieme, me l'ha ripetuto altre due volte. Però a quel punto avevo. E l'ultimo anno questi signori mi dicevano qualcosa, perché dicevo ad alcuni che mi stavano intorno e conoscevano Breccia, io ho la percezione che Stefano Breccia, fra un anno ci lascia, se ne va. Tant'è vero che la prima volta che l'ho detto, questi amici mi dicevano: ma, ma come fa a venirti in mente una cosa del genere? Se Stefano Breccia sta benissimo, andate in giro. Eravamo andati nel 2010 a fare una conferenza a Locarno, a Locarno in macchina. Mi dice: Ma lo vedi, vai in giro, come ti viene in mente? Guarda, non lo so, è una uh, perfezione. Eh, aveva 60, sì, sì. era anche giovane a 64, 64, anni, no? 64 no? anni quando è morto sì quando io dicevo questo ne aveva 63 per cui questi si meravigliavano che io pensassi io ho detto guarda che io non è che penso male ho questa sensazione l'ho avuta nell'arco dell'anno per tre volte ogni due o tre mesi mi veniva in mente questa cosa Stefano se ne va eh, ma alla fine dell'anno alla fine dell eh, guarda, ha sgarrato di mh, un paio di mesi tre, mh, perché è andato via il 2 eh, marzo. Marzo, marzo. Quindi, mh, due mesi ha, ha sfalzato, ma io sapevo già da un anno prima che lui sarebbe andato via. Avevo questa percezione. Erano loro che mi stavano mettendo in guardia. Della sua, paura, partenza, certo. della sua partenza, certo, ma, ma io è mancato detto... improvvisamente di cuore di, niente, di sì, no, niente. niente. La, ufficialmente, il medico che l'ha visitato ha trovato lo scoppio di una vena polmonare. Ma in realtà, mi ha detto la moglie: la moglie, la compagna è, è, è stata talmente rapida. Si stava mettendo a letto, eh, è, ca è caduto per terra, morto. Mm, non c'è stato tempo. Quindi diciamo che la morte è stata provocata da che per giustificarla eh, ai, ai terrestri hanno dovuto eh, mettere in pratica in atto lo scoppio di una vena polmonare, altrimenti non si sarebbe capito come eh, sarebbe morto questo questo quest'uomo. Ma senti, perché dice, eh, sì, ma Quindi c'era una motivazione dal un punto di vista clinico secondo la medicina umana, ma tu non hai mai avuto dei contatti con lui dopo ricevuto cose, informazioni? Ma veramente io queste cose non le ho dette a nessuno, ehm, non mi piace dirle senza entrare in particolari. La notte che è morto alle 12:30 io sono stato svegliato mi sono svegliato dormivo ed è passato a trovarmi, a salutarmi. Quindi quando so, mi hanno telefonato la mattina io già sapevo che era morto. E cosa hai provato? Da... Hai sentito la sua eh, presenza? Ho provato paura. Sì, paura. Perché eh, quando un evento si verifica per la prima volta e tu non l'hai mai provato, non sai che pesci prendere, non sai cosa fare, rimani lì, eh, pochi, guarda, saranno stati un minuto, un minuto e mezzo, poi però ne ho subito il trauma per la mezz'ora successiva. Eh, per fortuna che qualcuno ha provveduto uh, a farmi riprendere subito il sonno che avevo perso perché eh, avevo paura, sì. dispiacere, dispiacere e vi ho realizzato che lui stava andando via? Eh, cioè. era, era andato via, so era di passaggio era di passaggio, era di passaggio ma quasi ho detto vabbè forse sto dando i numeri io mi volevo consolare in quel modo la mattina mi sono svegliato alle 8 e non ricordavo più quello che era accaduto alle 12 e mezza la notte alle 12 e mezza del giorno guarda caso il caso non esiste coincide, arriva una, tele, una telefonata sul mio uh, fisso di casa e sul fisso di casa non ci chiama mai nessuno, ci chiamava solo Breccia vado a vedere infatti era il suo numero allora io prendo il telefono e dico alle 8, a, alle 12 e mezzo di solito non chiamava perché era ora di pranzo chiamava alle due e mezza allora io ho detto ciao Stefano che è successo? no non sono Stefano io sono eh, mi disse il nome, era il fratello della compagna quando ho sentito la voce l'ho riconosciuta, io non ho mai parlato al telefono con lui, lo conoscevo sì ma Mai parlato al telefono, mi ha detto Stefano. Ma io ho detto, che è successo? Hai telefonato tu? Qualcosa è successo a Stefano? No, Stefano, è partito. È partito, come io fra due giorni lo devo venire a prendere, è partito. Io pensavo, partito eh. con la macchina, col treno. Cioè, non, mi stavo, non stavo ricordando minimamente quello che era successo alla mezzanotte e mezza precedente. Dice: no, ma dove è andato? No, è partito, mi ha detto per il suo lungo viaggio. Lì ho razionalizzato tutta la cosa, l'ho percepita, mi sono uscite solo due lacrime, qui, due. A che mi sono ripreso immediatamente, ho, ho capito, mi preparo e vengo a Chieti. Sono arrivato a Chieti. E ho trovato nel suo ufficio dove io entravo tutti i giorni entro e trovo la bara proprio in mezzo alla strada lì all'entrata ed era non era ancora chiusa. Ovviamente dopo la telefonata ho realizzato, ho, cioè mi sono ricordato, dice allora quello che io ieri sera ho visto era vero, ma io non lo volevo quasi credere. Allora mi sono avvicinato alla bara sono andato lì e ho detto: eh? Bel campione che sei, eh? te ne vai, non mi dici niente, non mi avvisi, poi passi la notte, mi fai prendere un mezzo infarto. Mm -hmm. Ho detto: Non ti preoccupare, tu adesso te ne sei andato, aspettami che prima o poi arrivo pure io e faremo i conti. Questo gli ho, la, mo, la compagna stava dietro di me, mi ha detto: Ma con chi stai parlando? Lo so io con chi sto parlando, non ti preoccupare, che poi me la vedo io con lui. Quando sarà ora? Questa fu la battuta eh, sì. che sulla barriera io, no, io non è... Sì, due lacrime perché al il primo impatto, il dispiacere di bere, perché dopo io mi sono trovato male quando ho realizzato che lui non c'era più a fianco a me, mi sono trovato solo con tutto questa, questo materiale, questa... Eh, questa eredità, conoscenza questa eredità che ti ha lasciato esatto, ho detto adesso che cosa faccio, dove paro se qualcosa non la so, dove vado a finire a chi chiedo Non sa... per me la cosa era, era immensa, eh, troppo grande eh, questo è successo nel 2012 Beh, io poi aprì nel 2015 ho aperto un facebook che poi ho chiuso ovviamente eh, per cominciare a dire, ma dicevo qualche cosina, non è che dicevo molto, nel 2017 attraverso un contatto che è eh, a Pordenone mi arriva una telefonata verso le 10.30 di sera, io non la conoscevo neanche questa persona, eh, ci avevo parlato due volte al telefono mi dice Damiano ho un messaggio che ti riguarda attenzione che ho la telefonata che lei mi ha fatto alle 10.30 di sera del 2017 lo, ho lì lo stralcio mi dice eh, mi hanno detto sono, stavano fermi sul mio mia palazzo la mia costruzione la nave era invisibile eh, eh, mi hanno detto che io mi hanno detto il nome tu e eh, eh, tuo marito in pratica, fate riferimento a Damiano perché è il punto di raccolta dei contattati. Il gruppo se vi, eh, dovrà essere amalgamato per i compiti da svolgere in futuro. Io eh, sono rimasto così. Ho detto: Ah, e vengo a sapere perché. Allora, loro sono anche furbi se l'avessero dato direttamente a me il messaggio io poi sarei dovuto andare a tutti quelli del mio gruppo 4 o 5 di guarda che mi hanno detto che io sono e gli altri potevano dire ma chi ci dice che... Okay. No, ecco perché hanno utilizzato la terza persona, terzo incomodo, perché risulta testimone lei, perché lei l'ha ricevuto per me, non okay. io. E no, attenzione che questo è un metodo che loro no. usano. Certo. quando vogliono certificare qualcosa lo danno a una persona che anche che non mi conosce, però poi fanno in modo la inducono a trovare la strada per arrivare a me. Mi si presenta uno che non conosco, dice "Oh c'ho un messaggio di Sigir per Damiano". Sei tu Damiano? Sì, grazie, molto gentile. Eh, sì, certo, fanno Da, Como, da Como? Sì. Sì, sì, comunque c'è sempre questo gioco dei puntini che si uniscono, vero? Eh, sì, esatto. Eh. Sono comunque di una cosa. Una... Io, una... io credo che eh, Stefano, eh, devo dire che quanto tu stavi raccontando eh, mm. della, del tuo incontro, sì, l'averlo dell sì, visto sì. nella bara e nel tutto, cioè sì. Mentre tu arrivavi a questo, io ho cominciato proprio a sentire dei forti brividi in tutto il corpo e mi dicevo: secondo me, Stefano è molto contento in questo momento di sentire eh, parlare di lui. Ah, lui abbiamo sempre... fatto una cosa molto bella per lui, sì, ma questo. sta sempre dietro di me: non ti preoccupare, lui, eh, sorveglia lui è sempre adesso. gli ho i brividi di nuovo. ecco, E quindi è eh, qui, venite... è qui, la sua, lui qui. io so. Sia Stefano Breccia Emilio Braghiroli, eh, Tesla e eh, Majorana. Sono con la quinta dimensione, ma collaborano con i V56, perché li ho visti in Astrale, eh, insieme a Sigir, insieme a Norma, insieme a Sigis e a, a Liam. C'erano tutti, ma c'era Stefano Breccia, c'era Emilio. Ma non potevano parlare perché, il, perché quelli appena arrivati, quelli morti da poco, non possono parlare, avere contatti. L'unico che faceva e parlava e dava istruzioni era Stefano Breccia, che si rivolgeva direttamente a me. Quindi, figuriamoci tutti bene da ah, certo e sono tutti bene sono più vivi di noi <ride> allora... ah, beh, di me, eh, tra certo, l'altro certo certo, certo certo bene caro damiano io direi che potremmo concludere questo nostro primo appuntamento di questa nostra eh, rubrica proprio con questo questo bel ricordo che abbiamo fatto di di stefano breccia poi dal prossima puntata affronteremo altri argomenti quindi condurremo per mano tutti i nostri amici grazie a tutto grazie appunto anche a Stefano Breccia che ti ha lasciato questo archivio così importante di conoscenze e di informazioni sì, grazie a... alle tue esperienze anche vissute grazie Attraverso. anche al fatto che è sempre dietro attenta io non sono mai solo eh Certo, certo. E quindi. loro sorvegliano tutto. Ringra... Anche il telefono mi sorvegliano. Sì. Quindi ringraziamo tutti i nostri amici e speriamo di aver fatto un buon uh, servizio, di aver elaborato Certamente bene ecco. certo. sì, per sì. dare anche noi il nostro contributo all'evoluzione. Quindi parleremo poi della, della loro spiritualità e di quello che esatto. a loro interessa molto di più e a noi anche dovrebbe interessare al di là delle curiosità e dei fatti eclatanti no? ecco, quindi affronteremo questo percorso insieme io ti ringrazio infinitamente caro Damiano un, un saluto caro a te e a tutti quanti i nostri amici e diamo appuntamento alla prossima puntata di notizie extraordinarie, informazioni dallo spazio quindi alla prossima ciao Damiano a grazie, grazie. ciao a tutti